prima dell'assessore Cattaneo che sta facendo ora non più assessore, parlando il presidente Cattaneo che sta facendo una visita in tutte le province della Lombardia, quindi l'ambito di quest'idea, di questo progetto è venuto anche a Como per raccogliere quelle che sono le principali esigenze dei territori lombardi. Da parte mia ho avuto l'opportunità di ringraziare innanzitutto il presidente Cattaneo per questa sua cortese disponibilità, e ho cercato di rappresentare quelli che sono i principali temi sul tappeto che riguardano in qualche modo il territorio della regione del Lombardia. Per esempio abbiamo parlato di un universitario, abbiamo parlato della crisi aziendale, in particolare della SISME, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato anche di enti locali e dei processi di aggregazione che sono in atto degli enti locali e che, come voi sapete, saranno oggetto di referendum il primo di dicembre. Anche a stretto contatto con i nostri consiglieri, conosce le istanze del territorio, ci sono insomma delle istanze che sono più sentite rispetto ad altre? Sì, certo, questa non è un'iniziativa mia, è un'iniziativa del Consiglio regionale. Io sono a Como con i colleghi consiglieri regionali del territorio proprio per toccare con mano e ascoltare dalla mia voce chi vive questo territorio, quali sono le priorità. Naturalmente noi siamo il Consiglio regionale, quindi lo facciamo dal nostro particolare punto di vista, non siamo la Giunta regionale, molti di questi problemi hanno in prima fila la Giunta, ma il Consiglio ha la sua funzione di indirizzo e di controllo, è bene che sia sul punto delle priorità. Il prefetto ha ricordato i temi che abbiamo affrontato, ne aggiungo altri due. Abbiamo parlato dei rapporti con i vicini svizzeri, rapporti che attraversano una fase qualche volta anche di un po' di turbolenza. Come sapete, la Regione Lombardia è impegnata a mettere in campo provvedimenti per favorire il fatto che le nostre imprese restino di qua del confine e contrastare un po' questo tentativo degli amici svizzeri di portarcele via per portarle via. Proprio oggi la Giunta approverà una prima delibera proposta dall'assessore Melazzini che va nella direzione di questo progetto Zona Burocrazia Zero, nato dall'iniziativa delle Camere di Commercio di Como, di Varese e di Sondrio, che la Regione ha sposato anche grazie alla collaborazione della commissione consigliare che abbiamo voluto, la commissione speciale per i rapporti con le aree di confine. Sentite, infatti stanno utilizzando questo problema sentitissimo per le aree di confine. Certamente, ed è per questo che noi stiamo mettendo in campo strumenti concreti. È un tema che la Regione ha ben chiaro, ripeto, all'inizio della legislatura abbiamo appositamente voluto una commissione speciale che si occupasse dei problemi delle aree di confine. Io ero a Mendrisio anche pochi giorni fa per discutere in un convegno con gli amici elvetici di temi di interesse comune. Noi dobbiamo continuare ad avere un rapporto amichevole con la Svizzera. Tra aree di confine bisogna collaborare e bisogna intendere la frontiera non come una barriera ma come una membrana di scambio, però dobbiamo collaborare nella difesa dei reciproci interessi, e io credo che oggi sia una priorità per le autorità della Lombardia difendere la presenza nel nostro territorio delle imprese lombarde. Questa mattina ne ho visitate due in provincia di Como, due eccellenze, la Ramponi Carbonate e la BRICS a Bolgiate Comasco, sono due esempi di come anche in un momento di difficoltà e di crisi si possa continuare a fare impresa bene, con risultati eccellenti, crescendo, anche rimanendo in Italia. Due imprenditori che hanno scelto di rimanere in Italia e di rimanere qui in provincia di Como per i tanti valori intangibili che però essere qui continuano a garantire. Sul fronte opposto, diceva prima il prefetto, ha anche parlato della SISME. Ho parlato della SISME, che è un tema ben noto anche questo alla Giunta e al Consiglio regionale, sono stati in audizione in commissione. È un tema che insieme a tante altre crisi aziendali che purtroppo in questo momento attraverso la vita della Lombardia stiamo seguendo. Bisogna essere chiari, alcuni tipi di produzione sono destinati a essere sempre più in difficoltà e quindi bisogna intervenire con gli strumenti degli ammortizzatori sociali e del sostegno ai lavoratori. Però dobbiamo anche mantenere una presenza manifatturiera qui,
nella nostra Lombardia, in particolare in queste province. Credo che questo sia un tema che anche ieri all'Assemblea degli Industriali di Como è emerso con chiarezza. Il Presidente Maroni ha sottolineato che è una nostra priorità. Quindi anche attraverso la figura dei consiglieri ci sarà l'intento del Consiglio regionale di aiutare questa grossa azienda della provincia di Como? Ovviamente sì, questa e tutte le altre aziende che attraversano momenti di difficoltà, però credo che tutti comprendiamo come l'aiuto non può passare, come forse talvolta impropriamente è avvenuto in passato, da forme improbabili e oggi insostenibili di imprenditoria regionale. Noi dobbiamo consentire alle aziende di evolvere con le loro forze verso nuovi modelli e dobbiamo sostenere i lavoratori in difficoltà. Il compito della regione è innanzitutto quello di garantire le risorse per gli ammortizzatori sociali, mi sembra che lo stiamo facendo, e poi di favorire, di accompagnare le imprese con strumenti mirati, come per esempio RIDE, progetto per le aziende in difficoltà, che consentono a queste aziende di attraversare la crisi e di uscirne magari con modelli nuovi, forme nuove. Ultima riflessione che vorrei fare con lei a livello di infrastrutture e mobilità. Sicuramente avete affrontato alcuni argomenti questa mattina, lei conosce benissimo le criticità di Como da ex assessore. Qual è la priorità? Parliamo di variante della Tremezzina, parliamo di ferrovie, parliamo... Dal punto di vista stradale la priorità è certamente, per quanto riguarda la viabilità ordinaria, la variante della Tremezzina, un tema su cui questo territorio, dopo lunga riflessione, ha indicato unanimemente la priorità, e quindi la Regione deve continuare a rendere concreto e possibile questo obiettivo. E ricordo però che c'è anche un forte coinvolgimento di ANAS, soprattutto per la parte finanziaria. Sul fronte autostradale la priorità è il secondo lotto della tangenziale di Como. Certamente la Pedemontana non può finire con il primo lotto, è un tema noto, ma anche questo ha bisogno di un intervento del governo nazionale per garantire i finanziamenti. E sul fronte ferroviario io vedo una priorità immediata. Tra pochi giorni assisteremo a una riduzione del servizio che avevamo concordato con gli amici svizzeri sulla tratta dal Bate a Chiasso per consentire un raccordo con i servizi di Tiro. Ecco. Questo anche perché il parcheggio di interscambio di Albate non è stato realizzato da RFI. È un altro tema su cui bisogna intervenire. Le Ferrovie Nord hanno fatto la loro parte, il sottopasso è stato praticamente integralmente realizzato, bisogna che anche la rete ferroviaria italiana prenda le decisioni necessarie perché l'interscambio di Albate smetta di essere un progetto di tutta la realizzazione. Volevo chiedere anche a lei cosa pensa di questa area franca, soprattutto area franca dal punto di vista burocratico, per impedire la fuga in Svizzera delle aziende del territorio. Sì, una riflessione generale che richiama questa domanda e che emerge a questi incontri. Como ha la fortuna di avere, abbiamo affrontato con il tema, un grande vantaggio, che sul territorio vi è comunque una comunanza di individuazione delle criticità. È un grande vantaggio che dobbiamo, come Consiglio regionale, per quanto riguarda la parte del Consiglio, ma anche attraverso lo stimolo sulla Giunta, concretizzare in risultati. Sono stati affrontati questa mattina vari temi, tra cui anche quello della zona franca, e proprio oggi è in giunta il provvedimento dell'assessore Merazzini nel quale si dà il via ad un percorso che certamente non può racchiudere su una delibera di giunta, ma che avrà ovviamente un seguito e che porterà effettivamente quantomeno ad un messaggio concreto di sburocratizzazione. Questo è un tema che riguarda tutta la Lombardia, non riguarda solamente la provincia di Como, così come le altre province di confine, certamente soffrono di più questo perché hanno l'immediato paragone rispetto alla concorrenza molto meno burocratica della vicina Svizzera. Oggi abbiamo parlato di alcuni temi e dicevo che siccome siamo in casa del Ministero, perché abbiamo qui il prefetto, siamo comunque alla presenza del Consiglio regionale, porto l'attenzione che il Consiglio regionale nella sua competenza legislativa proprio martedì porterà in aula un provvedimento che riguarda il tema delle ludopatie, in cui c'è una stretta correlazione tra il ruolo del prefetto rispetto alla coesione sociale, rispetto insomma a tutto un tema che riguarda l'emarginazione di alcune persone che questo problema che è diventato ormai cronicizzato su alcuni soggetti può portare. È un segnale che ovviamente la Regione Lombardia dà e che mi auguro possa avere un risvolto positivo anche rispetto ad alcuni temi che il prefetto ha affrontato
su situazioni di criticità, sia con riferimento ovviamente all'esclusione sociale, sia con riferimento alla soglia che ormai si è passata tantissimo di povertà rispetto a livello medio, e che in qualche modo può essere a stretta interazione tra due organi di governo come sono Regione Lombardia e la Cultura. Come ci si potrà muovere completamente? L'idea è quella ovviamente di andare sostanzialmente a porre dei limiti alla possibilità di utilizzare queste macchinette, che spesso poi diventano in qualche modo uno strumento di accompagnamento della vita quotidiana per alcune persone. E quello che è spesso chiamato come il gancio degli stupefacenti, il gancio di tutto quello che dà a sua situazione, purtroppo ormai è clinicamente testato e scientificamente testato che anche questo tipo di attività crea una dipendenza che diventa cronica. Quindi un tema sociale, un tema economico, un tema di qualità di vita e di rispetto dei valori della vita, che un consiglio regionale nella sua funzione primaria, che è quella legislativa, non può non affrontare in maniera seria. Abbiamo la fortuna di aver parlato con un prefetto che ha confermato come questo essere uno dei temi, insieme ad una elevazione della microcriminalità collegata soprattutto ai furti e abitazione, che certamente questa crisi ha certamente modificato in peggio rispetto a qualche anno fa. La norma contiene anche, inutile dire, la norma sulle ludopatie che abbiamo mantenuto, contiene anche però gli incentivi, contiene dei limiti, per esempio non si potranno mettere macchinette a una certa distanza dalle scuole, dagli edifici che occupano, diciamo che hanno particolari sensibilità, per esempio che coinvolgono i ragazzi, i minori, eccetera, ma contiene anche degli incentivi per quegli esercizi che volontariamente decideranno di non mettere questi apparati. Potranno pagare meno imposte, ci saranno vantaggi sulle imposte regionali, ci sarà una premialità sui bandi che stabiliscono, diciamo, gli incentivi delle risorse regionali. Questo perché noi vogliamo anche favorire una sensibilità degli operatori che autonomamente scelgano incentivati di ridurre questa instabilità nella piaga sociale. Chiedo soltanto a lei, questo dato, se ce l'ha il consigliere Fermi, insieme alla microcriminalità e al dato della crisi ospedale. Abbiamo parlato anche delle condizioni dell'ordine di sicurezza in provincia, che sono condizioni tutto sommato soddisfacenti, anche se è inutile negarlo, c'è stato negli ultimi anni un incremento dei reati connessi probabilmente ad una situazione di crisi sociale generalizzata, con riferimento in particolare ai furti in appartamento, che sono uno degli aspetti che più ci preoccupa sicuramente. Anche però, il gioco è un'immediata conseguenza? Probabilmente sì, perché proprio nei momenti di crisi e di disperazione paradossalmente si gioca di più, e quindi sono persone che sono più esposte evidentemente a questo tipo di sollecitazione. Si tratta di una vera e propria malattia che spesso viene sottovalutata, perché si ritiene, ecco, la droga fa paura, quindi la droga viene percepita nell'immaginario collettivo sicuramente come qualcosa di vitale, come qualcosa di... ma si sottovalutano invece altri tipi di patologie che sono altrettanto probabilmente dannose. Una di queste è sicuramente la ludopatia, poi c'è anche l'abuso dell'alcol per esempio e quant'altro, che vengono sottovalutati decisamente. Okay. Bene, grazie. Grazie a tutti.